cazzo di Dragon Ball Super 2? Ti seguo. Bomba. Vado un attimo a pisciare. È finita. Vado un attimo a pisciare. Addio. Vai, vai, un'altra volta. Ecco, addio. Porca puttana. Ciao. Oddio. Ciao. Piacere, Diego. Piacere. Non mi hai detto come ti chiami. Sofia. Diego, piacere. Di dove sei? Di Roma. Roma? Bella Roma. Sì. È un po' che non vengo a Roma, sai? Dove sei? Proprio un po'. Io ho delle Marche, ma abito a Milano da 6 dove, anni. Dove Marche? Civitanova, Macerata, zona, mare. No, no, ho parenti a Iesi. A Iesi? Eh beh, vicino, sotto Ancona. Conosci Pasticceria Zoppi? Pasticceria Zoppi? No, non la conosco. È abbastanza famosa là, da quello che so. Ma io sto un po' più sotto, sto un po' più verso il mare, verso giù. Mi scarico. Anche io infatti sto un po' storto. Quanti anni hai? 19. 19, ok. E che fai? Io sono entrato adesso, quindi non so se avete già chiacchierato sulla tua vita, quello che fai, che non fai. Un piccolo riassunto. Gli ho scritto che deve accettare un caffè con lei. Sto del test, quindi non cioè. Del sesso. Del sesso. Però comunque studio. Ok, cosa? Liceo linguistico. Ah. Poi niente, l'università così. Devi fare andare all'università. Moda. Dove? A Roma. Resti a Roma, niente sì, Milano. Sì. Poi vuoi andare a Parigi comunque. Perché... Bella, non mi piace tantissimo Parigi, però... No, però è la capitale della moda, quindi... Milano anche, per la moda va sì, più che Milano bene. Si sta toccando i capelli da quando è entrato. Perché no? Siamo stati a Milano. È sempre vista come una città guardatela, triste. Guardatela. Guardatela. Beh, dipende come la vivi. Se sei triste, aiuta a essere triste. Se la vivi bene, ti aiuta a starla bene. Non vivendoci, no, non lo so, però comunque non mi fa impazzire come è fatta. Ok. No, secondo me Milano offre tante opportunità. Quello sì. E, perché parlavate di sesso? Non lo so. Così era un argomento... Così. Ok. E com'è andata stasera? Ti sei divertita? Sì. Ma a me mi hanno detto che dicevi meglio preferisci il Mori, allora... No, per quello. Se ti dispiace vado, esco, eh? Eh? Se ti dispiace esco, se non vuoi. Posso restare? Sì, sei simpatico. Ecco. Come? Ah, grazie. Grazie, almeno ti sto simpatico. Sì, sono un botto dei tatuaggi. Sono un po', c'ho tutta la mano, tutto il braccio, addosso. Ti piacciono i tatuaggi? Sì. Ecco. Io ce ne ho tanti. Oddio. Lo vedo. Sulla mano top. Ecco. Sì, ce l'ho sulla mano, sul collo, sul petto, sul fianco, il braccio, tutto. Forse devo fare il destro adesso. Il destro è vuoto, il braccio destro. Forse dovresti farlo. Ecco. Non saprei, tu che mi consigli? Eccolo. Se vuoi sì, se ti piacciono i tatuaggi. Cosa? Se ti piacciono. Sì, no, dico, tu cosa mi consiglieresti di fare sul destro che è vuoto? Non so che stile hai negli altri, rimarrei sempre su quello stile. Sugli altri... Tutti diversi, svariati, tipologie di tatuaggio. Tutti legati alla musica perché faccio musica, però più o meno. Legate alla non so, fare qualcosa che comunque mi piace, non cose a caso, ovviamente. No, certo, cerco anche di dargli un minimo di significato ai tatuaggi che ho. Tu hai tatuaggi? 4. Cos'è tatuaggio? Madonna. Un cuore con le fiamme. Ok, perché sei una tipo passionale? No, il contrario, è proprio quello. Ti manca la passione? È il cuore che brucia, capito? Non... Infatti il cuore è nero, con le fiamme sono rosse. Quello okay. Poi c'ho una scritta qua, una qua e una qua. Cosa c'è scritto? Qua 22 e 22, che è il mio orario. Ah, quindi quando era?
Due giorni fa era la tua data, Sì, infatti ho pensato che sia un 22.02.2022. sostegno. Ma quanto è Ok, forte, poi? ragazzi. E poi qua ho dolce amaro in francese, perché ho un po' il mio Ok. carattere, È non perché ti è piace la Francia riconosciuta. e vuoi andare a Parigi? Sì, no, beh, comunque mi piacciono le lingue, quindi... Io parlo un po' l'inglese perché ho lavorato in dei Vabbè, posti dove dovevo l'inglese parlare l'inghiese. non è molto Cosa? mio amico. No? Vabbè, io ti posso aiutare sull'inglese e tu sul francese. Io non lo Ah, so per perfetto, niente. io so solo, cioè, so bene lo spagnolo, quindi... Ah, il francese non lo sai? Sì, però non mi piace molto. Ah, ok. Ah, Però pensavo devo uscire dal volessi francese al andare tedesco, a quindi... Parigi perché preferivi appunto la Francia, ti piaceva la Francia. Pensavo che era A per Parigi quello. solo perché è la capitale della moda, se no... Ok. Beh, il tuo marchio preferito? Oddio, preferito non ce l'ho proprio, però... Top 3? Yves Saint Laurent, Dior... Ok. E Balenciaga. L'ho Balenciaga, tirato sì, a ce l'ho. caso, però Balenciaga mi piace, è bello. Cioè, non me ne frega un Beh... cazzo a me dei vestiti, però Balenciaga, beh. Vabbè. No, non me ne frega un granché. Però no, ci Ci sta, ci ho sta. lavorato nella moda. Sono a Milano da 6 anni, 4 anni ho lavorato in uno showroom. E lavoravo anche a, 247 si chiama 247 247, era uno showroom multibrand e io facevo il Guardate venditore. lei, guardate Sai lei. che l'ho sentito. Vendevo un brand che si chiama Rude, un brand di Los Angeles. Vabbè, E da lì sempre ho però imparato. tipo stile streetwear, queste Sì, cose. streetwear, streetwear. Sempre era di Los Angeles, sì, e Guardatela. tutti i rapper se lo mettevano, i Ah, trapper, così, top! quindi era. Sì, è stato divertente lavorare lì 4 anni. Vorrei anch'io lavorare in queste cose. Milano. Milano. Dovresti venire a Milano. Verrò prima o poi. E invece Gliel'ha quando è detto il la mio prossima volta messaggio. che vai a Iesi? Gli ho detto che deve riuscire a chiederle di uscire e lei deve dir di sì. Se dice di Non sì, ho com'è che si chiama la capito. Sparo, pasticceria? veramente. Zoppi. Zoppi. Vabbè, la Vediamo. prossima volta che vai a Iesi, se io sto nelle Marche, te ne prendo un caffè da pasticceria Zoppi. Cosa c'è? Ci Va sono i miei bene? parenti. Oddio, ha detto non ci Vabbè, è un credo. caffè, mica. Va Ah, sì. bene? Accetti? Ok. Va bene. Vabbè, fammi sapere quando vai la prossima volta, oppure quando io vengo a Roma. Ok. Spero di venire prima, presto, perché devo fare delle cose a Roma divertenti, quindi spero di venire presto a Roma. Ti dico se quando vengo a Roma, però, se vuoi. Va bene. Va bene, poi non è Zoppi, magari mi porti tu a prendere un caffè da qualche parte Va bene, o va a mangiare bene, una carbonara. va bene. Preferisci la Carbonara. carbonara o la grigia? Carbonara. Carbonara, anch'io. Va bene, allora quando vengo a Roma ti scrivo. Come ti chiami su Ok. Instagram? Sofia De Angelis con due S all'inizio. Quindi S. Sofia De Angelis. Sì. Va bene. E allora ti dico. Ma c'è anche Simone stasera? Eh sì, non so, eccolo. Ciao Simo. Ciao. È un po' Come va? turbato. È Bene. turbato? Tu? Bene, bene, tutto bene. Se vuoi te lo offro anche a te un caffè, Simo. Sei un po' Ma stanco. spero ti strozzi. Ah, forse riesco a entrare dall'altra cosa. Vabbè, no, niente, niente. Dai, allora voglio venire a prendere sta carbonara a Roma, preferisco, che il caffè. Va Ciao! bene. Ciao Tedua. Ecco, ciao. Bella, come va? Piacere, Christian. Piacere, Tedua. Come ti chiami? Diego Diego, o Diego, Diego. Nacca? No, no, Diego, Nasca è il nome d'arte. Io conosco una tua canzone, giuro. Aspetta. Aspetta. Come si fa? Na, 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 na. È tua, vero? Ah, tu che ne sai?
Tu no, tu che ne Tu che ne sai? sai? Sì. La mia. Quella console, sì. La conosco. Bella, bella. Va E bene. scusate l'intrusione. No, nessun problema. Scusatemi. Ciao. Vado? Ok. Vattene. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao Sofia. Ciao. Ciao ciao. Bella. Drago Freebooter, vola! Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo! Diventerete famose! Ciao ragazze! Ciao! Ci vediamo quando diventate ricche! Le famose! Vola!